giri, ci sono dei nomi che ci aspettiamo davanti, ma non tutti finiranno davanti, tra crisi, tra difficoltà, tra stati di forma che non sono uguali per tutti, tra incidenti, può saltare fuori qualcosa da dietro effettivamente. Hai detto rincidenti? Incidenti. Ricidenti? Ricci porti? Scusa? Ricidenti, il tuo umorismo adesso ormai è fuori dai denti, quindi okay. Rispetto per la carriera di Porte, ti richiamo all'ordine. Torno nella fogna da cui sono uscito. Cloaca Chronicles. Però sicuramente da quelli che da dietro possono inserirsi, anche il nome di Uranno non mi sembra affatto irragionevole. È veramente comunque un mucchio selvaggio. Bene, io vi ricordo, come sempre, siamo in chiusura chiaramente, che potete contattarci sulla nostra mail che è cyclingchronicles.podcast@gmail.com, sui nostri account Facebook e Instagram come Cycling Chronicles e su Twitter come _podcast. Primo pronostico inerente al Tour de France. Il vincitore ce lo teniamo per la prossima puntata, così anche se non volete sapere di cose che non hanno a che fare con la classifica generale, siete costretti a, almeno andare in fondo alla puntata per sentire qual è il nostro pronostico sul vincitore del Tour. Per questo episodio ti chiedo, primo, quante vittorie italiane dobbiamo aspettarci in questo Tour de France? Gli italiani non sono tanti a questo giro, sono 13 se non sbaglio. Oggi la notizia di Niccolò Bonifazio selezionato dalla Direct Energy. Per me le vittorie saranno 3, senza dilungarmi. Saranno o 2 vittorie di Viviani e una vittoria o di Trentin, di Bettiol e di Nibali, oppure 2 vittorie da parte degli uomini che puntano alle tappe e una di Viviani. Comunque io sono con questo numero, 3 vittorie italiane. Sì, numeri scarni dal punto di vista della presenza, ma nucleo di corridori piuttosto forti, comunque nomi che si sono fatti vedere quest'anno. Io invece vado con 2 vittorie, una in meno di te, ma la differenza è risibile. Vedremo chi avrà ragione alla fine di questo Tour de France. Bene, primo, io ti ringrazio per la compagnia, per la chiacchierata, per non aver riso durante la mia presentazione in francese, così da non farmi deconcentrare, farmi rimanere sul pezzo di quello che stavo dicendo. Grazie mille. No, ma era pregevole, quindi che ridere, era assolutamente pregevole. Ringrazio te, ringrazio i nostri ascoltatori, ci sentiamo per la prossima puntata e poi saremo con voi per tutto questo Tour de France. A presto. Sì, noi torniamo per il secondo episodio di questa settimana in cui parliamo sempre di Tour de France, ma di tutto quello che c'è di contorno, con un formato che è un po' strano, ci abbiamo pensato oggi, lo abbiamo messo insieme, quindi al prossimo episodio, a presto, ciao ciao!